1970, mondiale di calcio in Messico, Italia-Germania 4-3. Il ricordo di questa partita è ancora vivo e indelebile. Chi l'ha vista e vissuta te la racconta accalorandosi e quando finisce ha sempre gli occhi lucidi e vorrebbe cominciare il racconto e ricominciare ancora e ancora ancora per rivivere quelle emozioni indimenticabili. Si sta aspettando il fischio finale dell'arbitro quando un difensore della Germania si avventa su una palla morta e la devia in rete, 1-1. Il giocatore chiarirà anni dopo. Ormai convinto che la partita fosse persa, stavo attraversando il campo per rientrare negli spogliatoi, quando solo per puro caso ero trovato lì in mezzo. Al posto giusto, al momento giusto, si va ai tempi supplementari. Ancora 30 minuti di sofferenza per la squadra di tutti i tifosi italiani che da casa seguono la partita nel cuore della notte con lo sconforto addosso. Sì, sconcerto e delusione. Adesso i tedeschi, più motivati e intraprendenti, sono passati in vantaggio e conducono l'incontro. Ma è proprio quando tutto sembra perduto che in un'azione confusa un nostro calciatore spinge la palla in rete. 2-2, è il gol, è il pareggio. Questo è proprio un gol dato dalla disperazione di chi ormai non ha più niente da perdere, di chi ormai convinto della vittoria si ritrova con un niente in mano e le prova di tutte. Avanti a tutta forza, con la forza della disperazione, si ricomincia a crederci. I tedeschi sono fortissimi, ma non sono imbattibili. Possiamo farcela, e ce la facciamo infatti. Adesso passiamo in vantaggio, per 3-2, ancora un nostro gol. Stavolta stiamo più attenti e non ci facciamo beffare più, siamo in finale. Dopo quest'ultima azione potremo finalmente esultare. No, non siamo più concentrati. Ancora una volta la stanchezza, la gioia per il risultato recuperato è fonte di errore. Per una manovra difensiva sbagliata, i tedeschi pareggiano nuovamente. 3-3. Palla al centro e tutto da rifare. Ma dopo, in un'azione più che perfetta di 11 passaggi, senza interventi da parte della squadra avversaria, ecco che dal limite dell'area Rivera, con una finta e un tiro perfetto, mandava il portiere tedesco Maier da una parte all'altra e la palla da quell'altra. Italia-Germania 4-3. In Italia successe l'incredibile. Anche se in piena notte tutti scesero in strada a festeggiare, caroselli di auto e moto, perfino ambulanze a sirene spiegate, per alcune ore riempirono le strade della città. La gioia allo stato puro e la voglia di gridare al mondo la propria felicità. Abbiamo vinto. Era dalla fine della guerra che non succedeva una cosa del genere. Winston Churchill diceva che gli italiani perdono guerre come fossero partite e vincono partite come se fossero guerre.